Buongiorno e bentrovati al salotto, ribentrovati al salotto acquatico di Swim Biz con All Black Moro. Buongiorno a tutti. Stefano Morini. Buongiorno a tutti. Senti, ma perché ti sei messo in nero? Perché sfina, perché fa guerriero, perché fa All Black appunto, voglio vincere tutto. No, mi sono messo questa maglietta perché è la prima che ho trovato nel cassetto. Sarà contento lo sponsor. Sulla prima. Anche perché c'è scritto Master, pensavo, no, perché poi uno dice, il Moro si vuol dedicare lui personalmente a fare qualche garetta Master. No, assolutamente no, no. Cosa faresti se dovessi fare una garetta Master? Assolutamente non di nuoto, eventualmente di sci. Ah beh, tu sei un grande sciatore, un discesista. Fai la libera? No, faccio... Fai i paletti? Gigante. Non ti fai i paletti? Anche. Senti, poi mi dicevano che tu eri abbastanza in tensione in questo momento perché si avvicina a un momento clou, a giorni, qualche settimana. Non dire mi guardi così, c'è un... Cioè, il mio compleanno? Che potrebbe anche collimare con... Beh, l'unico appuntamento che mi interessa quest'anno è verso agosto. Sì, questo lo so, ma certamente, però per dare un segno tangibile di quello che è successo questo agosto in Russia, il titolo mondiale, penso che insomma tu sia in pole position, tu parti in prima fila per quel titolo di allenatore dell'anno, lo diciamo così, vogliamo sparigliare un po' le carte, ma insomma è un po' difficile battere uno come il Moro. Mo te l'ho detto e quindi... Chiaramente diciamolo. Mi fa piacere, però io non ne so niente. Tu non ne sai niente, ma insomma... No, la previsione la faccio io, so che diamo agli amici questa notizia che convegno allenatore ci sarà anche quest'anno, questa splendida, come dire, cornice che il fortunato che vincerà, insomma, sarà l'allenatore dell'anno. Tu l'hai vinto l'anno scorso, Non c'è uno senza due, senza tre, senza quattro, senza cinque. So, il Moro ci rappresenta tutti quanti. Sei contento di quello che dico? Ma io sono contento se dei risultati dei miei atleti, poi tutto il resto. Ma sei diventato democristianissimo in questo, No, non sono democristiano. Non sei democristiano. Mai stato. Ah, mai stato democristiano, però insomma, quello è come atteggiamento, come no? Come essere in parte. Ma sai, poi chi sta troppo al vertice diventa anche un po' sopra le righe, un antipatico, viene... mi piace invece essere... Quando arrivi al top... Amico di tutti. È un po' democristiano. lo siamo. Però devo dire, un buon weekend è stato per il Torino, Un buon weekend è stato per Torino. Abbiamo fatto un piacere, me la sono anche vista alla televisione questa parte. Anche vista, insomma, noi battagliamo, cerchiamo di fare quello, però insomma, quello è. Senti, ma che anno sarà Moro? Diciamolo adesso che sta per finire, che poi è cambiato un po' il mondo. Nel senso che a Ostia sembra è primavera a Ostia, 22-23 gradi e siamo a novembre, novembrate romane. Beh sì, in questo momento il clima è molto buono, ci dà entusiasmo. Che buono. Ci dà entusiasmo a lavorare, ci dà entusiasmo a stare tranquilli, siamo nella nostra casa madre di allenamento e siamo contenti. Perlomeno io sono contento, forse qualche atleta magari un po' più stanco di me. Beh insomma li ho visti caricare e pompare in palestra ed è normale per questo periodo, no? Beh certo, stiamo mettendo le fondamenta della stagione. In lunga, però ci sono anche le corte. Beh lo sai, io penso che la gara sia la vasca lunga. La vasca corta è interessante, divertente, è un gioco, però bisogna andare forte in vasca lunga. Comunque gioca bene chi gioca, tanto andiamo in Etagna, poi vediamo insomma. Sì, dobbiamo onorare tutte le gare cercando di fare al meglio. Andiamo in Israele, sono molto contento di andarci. E mi stimola questa partecipazione in Israele e cercheremo anche lì di fare il nostro dovere, di arrivare in una certa maniera per essere competitivi con il resto d'Europa. Una domanda al volo e poi chiudiamo, siamo brevi in questo perché poi ci sentiremo più avanti. Ma perché i francesi portano le seconde linee, le terze linee? Qual è questa supponenza in parte? È un atteggiamento giusto o è un atteggiamento un po', diciamo come dicevo io, supponente?
Ma io non condivido, quando ci sono le squadre assolute devono andare le squadre assolute. Chiaro, i francesi hanno tre grandi nomi, togliendo quelli per forza devono portare una squadra giovane, perché sono abbastanza sotto dimensione agonistica. Senti, però questa grande Francia che ha espresso negli anni grandi interpreti, grandissimi interpreti di tutte le velocità, in tutte le distanze, diciamo così, però nel 2005 non ce li hanno. Come mai? Non hanno mai pensato, puntato, lavorato? Cos'è questa? Probabilmente anche una filosofia del loro lavoro, quasi di tutti. Le squadre francesi puntano molto sui 50 e sui 100, l'unico che fa un lavoro simile al mio è il mio amico Lucas, che non per niente vince medaglie dai 100 ai 1500, agli 800, 10 km, che penso che se qualche francese non va a nuotare con Lucas. Appunto, magari in un futuro, magari speriamo ritorni anche a casa qui da noi, no? Che dici tu? Potrebbe essere un... Sarebbe un stimolante anche un confronto con questi grandi personaggi del mondo internazionale del nuoto. Farebbe bene al nostro sistema allenante, ai coach italiani, avere di nuovo un Lucas qui tra noi. Ma penso di sì, sia uno stimolo. Chiaramente penso che gli allenatori italiani non hanno niente da imparare da nessuno, hanno solo necessità di avere fiducia, di avere spazi, di avere piscine e di poter esprimere la loro professionalità, e penso che i tecnici italiani hanno molta professionalità. Sembra quasi sai quell'intervista che quando le fai dopo aver preso un premio, così per caso. Ma Moro, ci vediamo la prossima qui o da altre parti? Tanto, dove vuoi. Tanto siamo sempre della famiglia, no? Certo. Alla prossima con Swim Beat. Buonasera. Grazie. Buongiorno. Ciao.